Signori, ultimo giro e mezzo in live, ma che cazzo di gara è stata? È stata la gara più bella dell'anno. Solo sorpassi contro sorpassi. Il gruppo dei primi 11 ha letteralmente lasciato a piedi gli altri. Cioè, non esisto gli altri. I primi 4, Alonso, Ortolani in questo momento, Weyer e... Ne fa che passa Olgado in questo momento. Alonso, Ortolani, Weyer e Olgado stanno letteralmente distruggendo qualsiasi persona in campionato. Ma la cosa incredibile è che c'è un signorino che si chiama Stefano Nepa, che è terzo, che ci sta facendo sognare da tutta la gara. Nessun italiano mi sembra mai fatto un podio questa stagione. Forse uno, manco secondo è arrivato un italiano, e ci sta facendo sognare. Sta per attaccare Ortola. In questo, cosa ha fatto Weyer? Ne ha pensato 4 in un colpo solo? Da dove è arrivato Weyer? Ok, cioè, sono in 5 in mezzo secondo, non so veramente come descrivere la situazione. Allora, Nepa, l'attacco di Alonso, no, Alonso adesso tiene l'interno, glielo viene passato. In questo momento Weyer, Ortola, Alonso, no, no, non è vero. Weyer, Alonso, Olgado, no, Olgado, Alonso stanno passando. È tutto incredibile, cioè non ho mai visto una gara più bella forse di Moto3 di questa. Non ho minimamente parole, non posso manco strillare perché c'è gente, vaffanculo. Ultimo giro, no, ecco qua, Weyer ha piedato tutti, come cazzo è possibile, l'ha gestita in modo clamoroso, forse, e magari adesso la mette nel culetto a tutti quanti. Weyer, Olgado, Ortola, no, infatti cambiano ancora le posizioni, ah no, non è vero, Weyer, Olgado, Ortola, Alonso, Nepa, Kelso, oh, da quante volte hanno rischiato di toccarsi e di esplodere, non lo so, è stata una cosa pazzesca. Allora, calmi un attimo. Weyer allora ha perso 3 decimi di vantaggio, quindi forse ha vinto lui e giuro erano attaccati tutti così in mezzo secondo i primi 11 due giri fa. Alonso fa un sorpasso della Madonna su due fenomeni, comunque c'è Ortola e Olgado, sono tutti fenomeni, Weyer un fenomeno, Alonso un fenomeno, Olgado un fenomeno, Ortola un fenomeno, e Nepa si è confermato un fenomeno, no, l'ho bruciato, è finita, ha fatto un errore, è andato lungo, sta sesto. Niente ragazzi, c'è una cazzo di maledizione. Quest'anno l'Italia, cioè, deve fare più schifo dello schifo dello schifo. Quando veramente cerchiamo di lottare per la prima posizione, alla fine fa un errore e arriviamo circa sesti, settimi. Non ci sta un cazzo da fare. È incredibile. Toccati. Allora, Alonso e e Kelso si sono toccati. Allora, Weyer, no, Ortola, Alonso, Weyer, Olgado. Adesso c'è su Macello e Nepa, no, Nepa è di nuovo quinto. Però non penso che riuscirà a vincere, ce ne sono i quattro campioni che stanno letteralmente per esplodere. Vinceranno il mondiale uno di questi quattro sicuramente. Allora, Olgado, Alonso, Weyer, Ortola, no, adesso Alonso davanti, Weyer. Sì, cosa stiamo... Oggi è stata la gara più bella della storia. Ortola va lungo, era straprimo, avevo preso un po' di vantaggio, manca una curva, no, penso che vince Ortola. Sì, vince Ivan Ortola, è una gara pazzesca davanti Alonso, Weyer, Ortola, Olgado e Nepa. Ortola, Alonso, Weyer, Olgado, Nepa. Che cazzo di gara è stata per tutta la gara in un... Manco un secondo in 11. Per tutta la gara in manco un secondo in 11, solo sorpassi, non riuscivo a capire nulla perché si sorpassavano e controsorpassavano, anche nel video come avete visto. È stata la gara più bella che ho mai visto in tutta la mia vita. Peccato che stavo sull'RSI, non me la sono potuta vedere con Sky, perché ragazzi, con Triolo, io veramente Triolo sarei esploso, e anche io sarei esploso, sarebbe stato troppo figo. Porca puttana, che gara, la gara, no veramente, continuo a ripetere, la gara migliore che abbiamo visto in Moto3, una degli ultimi anni, cioè, sì, la gara più bella mai vista. Nepa fa quinto, che è un risultatone per italiani, magari può essere, io continuerò a sperare che ogni volta che un italiano fa, cioè quelle rare volte che ci sono in campionato, l'italiano fa una pressione buona dalla quinta, magari sesta, sia l'inizio di una svolta per lui. Speriamo, Nepa mi sa che è pure un po' vecchietto, però vabbè signore, ma che gara. Speriamo che Nepa sia la prima gara di tante buone, ecco. Mamma mia, ma che cazzo di...